Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vuoi cantare in una band e non sai come fare? Da dove cominciare? Ti do un consiglio io. Cantare in libertà. Vuoi farti una band e non sai da dove cominciare? Beh, sicuramente un modo non è quello di aspettare a casa che arrivi qualcuno a suonare alla porta per farti entrare nella propria band. Questo non succederà mai. Io ti racconto un po' la mia esperienza. Quando ero ragazzino, allora non c'erano nemmeno i social, telefonini, niente, non c'era nulla. Quindi, in base alle mie conoscenze, andavo in giro un po' a chiedere di poter suonare con dei ragazzi che già stavano suonando. E qualcuno già aveva il cantante, qualcuno diceva: "No, ma sai, abbiamo provato una voce femminile." Era molto difficile crearsi una band. Allora, io che cosa ho pensato? Devo partire conoscendo almeno una persona che suoni uno strumento, che può essere la chitarra o il pianoforte, ad esempio, e quindi cominciare pian piano a formare una band. Perché se noi vogliamo formarla già di 5 elementi è difficile trovarli tutti insieme e partire con una band. Allora, io che cosa feci? Ero rappresentante d'istituto alla scuola che frequentavo e chiesi al preside di poter girare tra le classi per formare la band di istituto, perché gli altri istituti avevano una band musicale e noi ancora non ce l'avevamo. Permesso accordatomi, iniziai a girare per le stanze, per le aule, chiedendo chi suonasse uno strumento, feci un elenco e un sacco di persone suonavano il fricorno, il clarinetto, non mi interessava perché io volevo fare rock, fino a che trovai un ragazzo, Marco, che suonava le tastiere e con lui cominciammo a fare un repertorio, proprio tastiere e voce. Dopodiché noi iniziammo un po' a suonare e trovammo un chitarrista che volle unirsi a questo duo e quindi diventammo già tre. Formato questo piccolo gruppetto, altri ragazzi cominciarono ad avvicinarsi e quindi trovammo anche chi suonava la batteria e trovammo anche un bassista. E così cominciammo a creare un piccolo repertorio e io finalmente potei cantare in una band. Quindi oggi, con i social, con Instagram, con Facebook, con WhatsApp, con tutto quello che c'è a disposizione, basterà scrivere: "Mi piace cantare, cerco un chitarrista", oppure "Vorrei entrare in una band". No, perché altrimenti sarebbe difficile, ma "cerco un chitarrista per una band" già può essere un modo per trovare una persona. Oppure "cerco un pianista". Non cercate subito di avere tutta la band, ripeto, ma cercate una persona per volta. In questo modo voi potete iniziare a confrontarvi con una persona e insieme poi allargare questo ad altri ragazzi che volessero unirvisi. Non cercate di mettere insieme subito tutta la band, altrimenti sarà difficile, ripeto, trovare tutti gli elementi insieme. Quindi facciamo un passo per volta. Ricordiamoci che, come ogni cosa, si parte sempre da un piccolo passo per arrivare a coprire grandi distanze. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.